Palermo, inizio di un breve percorso alla riscoperta di una importante zona del centro storico. Piazza Bellini, Chiesa della Martorana, San Giovanni degli Eremiti. La vicina Piazza Pretoria, altrimenti e volgarmente detta Piazza della Vergogna, risale ad un periodo fra il 500 e il 600. Destinata ad ornare una villa toscana, viene considerata il centro esatto del centro storico della vecchia Palermo. Sui lati, Palazzo Bonocore, Palazzo Bordonaro, Palazzo dei Normanni e al centro la fontana. La piazza si apre sulla via Maqueda e sui quattro canti di città. I quattro canti, uno slargo ottagonale all'incrocio di via Maqueda e di Corso Vittorio Emanuele, con le quattro facciate barocche di allegorie e simboli. Alla base sono raffigurati i quattro corsi d'acqua dell'antica Palermo. Il vero nome è Piazza Vigliena. Feste e forche a Piazza Vigliena sono i riferimenti storici nei detti popolari. Sul Gemonia, torrentizio oggi sotterraneo, attraverso il quartiere dell'Albergheria, molto degradato nel tempo ed oggi in fase di recupero, si perviene al fasto barocco della Chiesa del Gesù, la chiesa di Casa Professa. Annessi monumenti di grande valore artistico. Il chiostro della biblioteca comunale. Caught in the void, an empty space in between there and back. Attraverso le viuzze dell'albergheria, oltre qualche residuo traccia del vecchio degrado, si arriva improvvisamente a Ballarò, animatissimo, pieno del brusio del popolo multietnico, che ormai fa parte della storia del folklore del luogo. Bella, nobile e volgare Palermo. E ancora il museo, non ricco ma con notevoli elementi, i razzi, le maioliche, le manifatture. E dal piano terra si accede da una breve scala a gradini antichi ad una piccola ma suggestiva cripta,
ci sono tracce di antichi dipinti murali, qualche sepoltura ormai vuota. Dal piano superiore si accede alla Cappella del Sabato, illuminata dal candore degli stucchi del Serpotta. Poi si ritorna verso la parte nuova della città, in una giornata molto particolare, perché l'asse Maqueda, Gerosettimo e Via Libertà sono chiusi al traffico. Vera gioia, anche per i giovanissimi.